La guerra non mi piace perché se mi guardo attorno vedo un mondo che ha mille potenzialità, è bellissimo, con tante persone diverse che ci danno una ricchezza nei confronti, nella condividere la vita, eccetera. La guerra distrugge, la guerra non tiene conto dei diritti delle persone, la guerra non ci dà la possibilità di vivere e di arricchirci insieme. Perché ritengo che la violenza non risolve i problemi del mondo. Non mi piace la guerra perché la guerra è grande e distrugge dentro alla testa, al cuore, ai pensieri delle persone e nell'ambiente dappertutto. Viene in mente anche un libro in cui i bambini dicono: ma la guerra, siamo noi bambini che l'abbiamo svegliata? E dicono così perché i genitori hanno detto che la guerra non è morta, la guerra sta dormendo. Allora, riprendo quello che ho detto prima, la guerra è grande e non sono certo i bambini piccoli che la svegliano, o le bambine, le infanzie, siamo noi grandi. Non mi piace la guerra perché mi piace la pace, mi piace l'armonia, mi piace l'amore. La guerra è l'opposto di quello che io credo. Penso che con la pace possiamo costruire un mondo migliore, con la guerra possiamo solo distruggere tutto quello che di bello c'è nel creato. Qui viva la pace e abbasso la guerra. Perché fa schifo? Perché porta distruzione, porta morte, porta sofferenza. E perché la fanno i padroni del mondo, o chi si crede padrone del mondo, e io sono contro il presunto. Perché voglio un futuro di pace per i miei bambini. Perché non lascia spazio abbastanza al dialogo. Perché la guerra trae il peggio dalle persone. Perché mio padre, che l'ha vissuta, si era raccomandato con me di lasciare in eredità ai miei figli un senso di pace. E mi sto battendo per questo, ma per tutti i figli del mondo, perché è una cosa, andiamo verso l'assurdità. In questo momento la lotta per conquistare la pace è deve essere determinante. E con la guerra c'è tutto da perdere e con la pace c'è tutto da guadagnare. Perché la guerra se la prende con gli ultimi, perché se uno ha mezzi in qualche modo se la cava, e se uno non ne ha, ha ancora più sofferenza, ha ancora più ineguaglianza, ancora meno, e soffre molto di più le perdite e le soffre in maniera molto più forte. La guerra difende gli interessi di pochi, potenti e ricchi, a scapito di molti, esclusi. Perché voglio che ci sia la libertà. Grande!